Oh, Ehi! oggi siamo insieme a Roberta Sansò, ci siamo finalmente. È arrivato il momento mio, finalmente. Allora, Roberta Sansò è un'attrice che però ama tantissimo anche la musica. Sì. E allora guarda, facciamo una cosa, così iniziamo proprio in maniera diversa da, sai, un'attrice... Mi metti paura così. No, un'attrice subito gli si chiedono cose sul futuro. Guarda, se io faccio questa cosa qui. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. Ti fermi qua? Sì, sai perché? Perché così la gente pensa chissà dove arrivo, capito? Guardate che quando lo fa negli spettacoli, quando la canta, arriva. No, io lo so perché, voi non lo sapete, ma qui siamo in una zona artistica, però non diciamo dove. Ah, siamo allora... è vero. Quindi, sì, allora, abbiamo cominciato con questa canzone perché tu sei una grande appassionata comunque anche di musica. Però diciamo che sì, la tua maggiore attività è quella attoriale. Il teatro... Grazie. Cinema, le fiction, la pubblicità, i video musicali. Oggi pomeriggio mi sono gustato il nuovo video di Rama. Vabbè, dai. Ci sei tu nel video di Rama. Vabbè. Ci sei tu. Eh sì, ho fatto sta cosa. È perché dopo 3 mesi di lockdown, il primo lavoro che mi capita. Senti, in mezzo ai giovani. Lockdown te lo faccio passare perché ti voglio bene, perché si... Vabbè, dice blocco totale. Allora, dopo, ripeto, dopo 3 mesi di blocco totale delle nostre attività artistiche, mi è capitato questo lavoro, sono stata scelta per fare questa partecipazione nel video di Rama, mi sono divertita tantissimo, oltre tutto quello che mi hanno fatto, tutto un trucco, un vestito particolare, eccetera. Posso dire una cosa? Ma tu vuoi Io dire sono... contentissima di essere anch'io protagonista della tua scapicchio car, perché ho visto che c'è avuto un sacco di bravissimi artisti che sono stati ospiti in questa macchina, per cui per me è un onore, oltre che diciamo un piacere stare qui con te a parlare, a cantare, a prendere, dobbiamo stare dietro. Così nessuno può dirci e nulla. Poi soprattutto tu sai, io ti stimo tanto perché sei un bravissimo artista e c'è sempre un gran successo. Ultimamente ho fatto uno spettacolo bellissimo online, eravamo tutti collegati, un successo pazzesco. Quindi diciamo che il teatro dal vivo è meglio, però anche online si può fare. Senti, ascolta una cosa, io siccome sono convinto che molti che stanno guardando questa rubrica ti conoscono. Dici? Ma così sinteticamente, quali sono le tue maggiori attività? Insomma, vorrei che appunto parlassi anche della compagnia con la quale... Allora, sì, parlo di me. Allora, diciamo che ultimi anni ho il piacere e l'onore di lavorare molto con la compagnia stabile del Teatro delle Muse, diretta da Geppi Di Stasio, con Wanda Pirol e Rino Santoro. Facciamo tanti belli spettacoli, abbiamo anche l'associazione Tre Pareti, io e Geppi, con cui facciamo anche la scuola di recitazione da un po' diversi anni, stiamo avendo dei bellissimi consensi da parte degli allievi. Tra l'altro abbiamo anche ripreso in questi giorni con un seminario, visto che c'è stata una bella richiesta da parte degli allievi. E poi, insomma, tanti Stavo anni... Stavo anche il nuovo cartellone per la stagione prossima. Il nuovo cartellone per il Delle Muse, e poi vediamo altre cose che escono fuori. Il direttore artistico sarà comunque Geppi Di Stasio. Geppi Di Stasio per la... perché, assolutamente. Perché, insomma, ha pure pagato per farti fare... T'ha pagato, no, lui. Scherzo, il bonifico non lo accetto. Dai. Però, no, diciamo che sì, al Delle Muse si sta vedendo che cosa fare per la prossima stagione, e poi vediamo anche che altro capita, insomma, si può ritornare anche sul set, perché no? Senti, questo è una cosa che ti auguro, però siccome io ripeto, so che a te piace la musica e so che c'è una canzone che a te fa molto morire, guarda, te la dico subito così, senza che, perché con molti faccio il giochetto, ed è la canzone la meravigliosa Hotel California di... dai, me la fai pensare. Sì, è vero, dai. Io sono appassionata di quella canzone. On a darkness highway, cold wind in my hair, warm smell of the leaders rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew in and my sight grew dim.
Certo, indegnamente si canta questa canzone storica, ma a me... Senti, mi dico, però, tanto ci stiamo divertendo, sì, vero? Sì, ci stiamo divertendo, però io non posso, non conoscendo la tua bravura attoriale, non posso chiederti però un pezzettino di un qualcosa che... C'è una cosa che a me mi piace tanto, che abbiamo fatto anche in uno spettacolo. Ho capito. Dove tu a un certo punto inizi scherzando, poi tutti i maschietti rimangono schiantati. Vabbè, dipende, qua non la posso fare proprio nella verso. Vabbè, fai un pezzettino. Pezzettino facciamo. Che non c'è la mimica. Quello che tu dici in realtà, perché mi vuoi gratificare, è una specie di spogliarello, ma si può fare. Vabbè, si può fare. Siamo soli. Siamo infrattati, però... Siamo infrattati con scapicchio, zitti. Ma ha detto, ma dove andiamo a fare questa cosa? Guarda, stiamo un attimo andando a infrattare perché dobbiamo stare da soli. Però per fortuna siamo artisti, a volte capita di spogliarsi negli stessi spogli. Ma quante volte ci siamo dovuti spogliare davanti? Perché non, tra artisti non ci guardiamo, siamo talmente concentrati dietro le quinte che non si vede nemmeno quando uno si spoglia. Noi non guardiamo gli uomini non guardano noi. È davvero. È vero. La faccio? Un pezzettino devi fare. Avispa Teresa via fra l'erbetta, a volo sorpresa gentil farfalletta, e tutta giuliva stringendola viva gridava distesa: l'ho presa, l'ho presa. A lei supplicando l'afflitta gridò: vivendo, volando, che male ti fo? Tu sì mi fai male stringendomi l'ale, deh lasciami che anch'io son figlia di Dio. Confusa e pentita Teresa arrossì, dischiuse le dita e quella fuggì. Se questa è la storia che sanno a memoria i bimbi di un anno, pochissimi sanno che cosa le avvenne quando era ventenne. Un giorno di festa la vispa Teresa, uscendo di chiesa, s'alzava la vesta per farsi vedere le calze chiffon, che a tutte le donne fa molto piacere. Mi fermo qui perché il resto mi auguro che lo veniate a vedere a teatro, esatto. Perché secondo me chissà che la cosa non ci possa riguardare. Un uccellino mi ha detto che... Vabbè, vuoi ritornare sul palcoscenico con me? Ti farebbe piacere? Certo. Hai capito? Io tra me e Geppi la massacriamo. Mi massacra? No! Ma ragazzi, io sono l'unica donna con loro due, non ce la faccio. Se sapete che io devo fare uno spettacolo con loro, venitemi ad aiutare. Una volta chiamo pure Menà. Una volta mando pure... Sì. No, sto scherzando. Vabbè. Senti, no, invece una cosa. Allora, io faccio sempre una piccola rubrica. Rubrica che fa... Anzi, in realtà questa la sto inserendo... Tu sei tra le prime, insomma, che fa così. Ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, tiro un piede su, tiro un piede giù, mi giro e mi rigiro, sembro Belzebù. Ti vuoi levare un sassolino? Sassolino nella scarpa. Con qualcuno, io mi dissocio, ma con qualcuno. Sassolino nella scarpa, beh, ce l'avrei tanti, però sai, voglio dire, allora, intanto... alla gente dello spettacolo di non approfittare troppo della disponibilità, perché non è che sempre quando tu sei disponibile, carino, eccetera, non vuol dire che gli altri ne devono approfittare. Parlo molto in modo vago, generale, perché essere disponibili, disponibilità è anche senso di professionalità. E quindi, come dire, questo non vuol dire che poi si è sempre pronti ad approfittarsene di questo, come se uno in quel senso fosse disponibile a tutto. No, io credo che bisogna avere le giuste misure quando si fa questo lavoro. Questo vale un po' per tutti. Allora, guarda, tutte le persone che sei levato un bel sassolino, non una persona specifica, però in generale. No, in generale, perché riguarda molte persone, nel senso che ci sono tante situazioni in cui può avvenire questa situazione. Senti, Roberta, io in questo incontro che faccio con tutti gli amici, con le amiche, cerco sempre di tirare fuori un po', diciamo, il meglio di tutti quanti, quindi a volte con qualcuno scherzo, con qualcuno parlo seriamente. Io normalmente con le persone con le quali, con gli artisti con i quali lavoro, con i quali, insomma, volevo fare una cosa un po' più seria. Con me una cosa seria, apposta. Come si fa? Guarda non che è, vestito non mi è, sono non messo. È, non è possibile, allora guarda, intanto seria. Ti chiedo di chiudere diciamo questo incontro, visto che abbiamo messo in mezzo anche la musica, perché mi sembrava giusto, con un'altra canzone che so che a te piace tantissimo. E mi pare che è un po' spagnoleggiante.
Storia? Storia de un amor. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura. Sin tu amor non viviré. Wow! sono rimasto affascinato dal tuo modo di cantarla così sensuale, anche perché si sente quando una cosa vabbè, piace. Chiaramente ci metto l'interpretazione, quando non essendo cantante. Insomma, sono canzoni anche molto difficili che io amo, quindi ripeto, cerco di metterci un po' di interpretazione attoriale, chiaramente. E comunque, insomma, siamo riusciti a rientrare, ad entrare in quel pathos che comunque queste canzoni meravigliose danno. Belle, belle, grazie Scavicchio, grazie per l'altro di avermi accompagnato. No, così, ma anche perché, guarda, mi sono un attimo, ho cercato di ricordarmi tutte quelle cose che parlando, insomma, di canzoni che, sì, pur non facendo parte degli spettacoli, insomma, a te piacciono, e quindi ho cercato un po' di improvvisare così come venivano queste canzoni. Senti, io vorrei chiudere questo incontro chiedendoti un piccolo pensiero sul futuro. Veniamo da un momento difficile, veniamo da un momento in cui per tutti è difficile, però per noi artisti è difficile pure in tempi normali, figuriamoci adesso. Sì. Chiudi con un bel pensiero ottimistico, diciamo. Assolutamente sì, noi. Anche perché ce l'ho soprattutto in questi giorni. È vero che siamo stati i primi che si sono fermati, noi artisti, e gli ultimi che riprenderanno, è vero che è tutto molto difficile, però attenzione, non molliamo, non ci piangiamo addosso, prendiamo più iniziativa possibile, dobbiamo sfruttare questo momento soprattutto per inventarci cose nuove, perché è molto molto importante prendere iniziativa, perché prendendo iniziativa possiamo andare avanti, e chissà che non, insieme all'iniziativa non ci viene fuori anche qualche cosa di nuovo, qualche cosa di noi che magari presi dalla routine, perché c'è anche una routine, no? A livello artistico magari non abbiamo mai esplorato di noi, e quindi possiamo mettere alla prova anche cose nuove della nostra arte. Potrebbe essere una buona occasione questa, ma non buttiamoci giù, assolutamente andiamo avanti, tanto riprenderà tutto, il pubblico ci vuole, il pubblico ci aspetta, sono certa che andrà tutto bene, ma non è proprio per, lo dico proprio realmente, andrà tutto bene realmente per noi artisti. Guarda, ho ascoltato in religioso silenzio e io ti ringrazio, è stato veramente un piacere. Grazie. Ti mando un bacio, vedi, potrei anche dartelo perché ci sta il vetro di me, però per facciamo una forma... questo, ciao. Così, ciao. Ciao, grazie a tutti, ciao.